di perpetrare in quest'Aula. Grazie, non ho altri iscritti. 8.51 Capezzone, la votazione è aperta. Il parere contrario di Commissione Governo. Santanchè, Marti. Latronico. Borghesi, Fucci, Molteni, Ciraci, Segoni, Vignali, Culotta, Bragantini. Abbiamo votato tutti? Votazione chiusa. La Camera respinge. 8.53, Lanfranco. Prego, onorevole Lanfranco. Sì, Presidente, pur stigmatizzando l'atteggiamento del Governo che di fatto ha dato parere negativo su tutti gli emendamenti e senza entrare nel merito di questo emendamento, io intendo ritirarlo verificando la possibilità di presentare un ordine del giorno affinché almeno nei decreti attuativi della delega si trovi qualche soluzione, diciamo una sorta di formula della riduzione del danno su una vicenda particolarmente, diciamo, delicata anche per i contenuti della discussione che abbiamo ascoltato. Quindi vorrei capire se esistono, diciamo, possibilità in questo senso. La ringrazio, il Governo intende intervenire su questo? Onorevole Lanfranco, lei intende ritirarlo, quindi lo considero ritirato. Perfetto. A questo punto passiamo all'8.58, Villarosa. Chiede di intervenire, ovviamente, prego. Chiedo ai colleghi se potete prendere posto, per cortesia. Prego. Ma poco fa anche con il correlatore mi stavo confrontando su questa esiste o non esiste. Poi mi è venuta in mente una cosa, mi ero dimenticato. Mi sono ricordato dell'audizione di Visco, dell'audizione del governatore della Banca d'Italia, quindi chi meglio di lui ci può levare questo dubbio? Visco ha sottolineato durante l'audizione che questo nuovo meccanismo rappresenta un ulteriore essenziale tassello nel processo di